I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Anna Bonalume, giornalista del settimanale francese Le Point. Buonasera Massimo Giannini, editorialista di buonasera. Repubblica. Buonasera Mario Secchi, direttore di Libero. Buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Buonasera. Allora, dopo due autobiografie, decine di foto sui social, oggi Giorgia Meloni si lamenta che la sua vita privata ormai è tutta in piazza. Subito dopo la pubblicità. Allora, Massimo Giannini, oggi Giorgia Meloni ha concesso un'ampia intervista radiofonica dove ha parlato di tutto e si è anche lamentata del fatto che la sua vita privata ormai è tutta in piazza e che se ne è parlato senza pietà, ma che lei comunque mette l'elmetto e combatte. Con chi deve prendersela Giorgia Meloni? Direi con se stessa. Le avventure di casa Meloni, ammesso e non concesso che siano un genere letterario e politico, sono tutte autoprodotte in realtà, a partire dall'ultima vicenda, che è quella che probabilmente ha addolorato di più la Presidente del Consiglio, e cioè quella che riguarda Andrea Gianbruno. Lì nessuno è andato a curiosare negli affari di casa Meloni, sono usciti dei video clandestini certamente, ma che arrivano dei fuori onda, no? Dei fuori onda, in cui il suo ex fidanzato si lascia andare, lo sappiamo, ad alcuni apprezzamenti inaccettabili nei confronti di una giornalista, e arrivano da Mediaset, dalla famiglia Berlusconi, da un suo alleato di governo. Ma al di là di quello, e prima ancora di quello, lo ricordavi tu nella tua introduzione, ci sono state due autobiografie. Io sono Giorgia nel 2021 e ha voluto ribadirlo la versione di Giorgia due anni dopo, nelle quali lei stessa ha aperto porte e finestre della sua casa, e ha fatto bene, aggiungo, perché chi fa politica non deve avere segreti né scheletri nell'armadio. Poi sono seguite, dopo e nel frattempo, una serie di uscite che la stessa Giorgia Meloni ha fatto sistematicamente in rete sui suoi social, che la ritraggono felicemente, e siamo tutti contenti di questo, con sua figlia Ginevra, in più di un'occasione. Io oggi mi sono andato a rivedere, non voglio essere pedante e raccontarle tutte, ma il 26 settembre una foto su un prato, lei abbraccia Ginevra, parlo del 22, grazie per aver sopportato le mie assenze. 17 novembre, sempre del 22, porta Ginevra a Bali, posta un'altra foto, si innesca un dibattito, è giusto o non è giusto che una mamma si porti sua figlia? Lei dice certo che è giusto, mia figlia me la porto e voi non dovete entrare in queste vicende. Poi ancora, gennaio del 23, ampia intervista a Donna Moderna, nella quale parla di sé, dei suoi primi 100 giorni a Palazzo Chigi, racconta della sorella Arianna, i nonni di Ginevra, la mia assistente Patrizia Scurti, la tata di Ginevra, Betty, ormai parte della mia famiglia, e via andare, così ce ne sono infinite sì, sappiamo altre. Tutto, almeno diciamo della versione. Ha fatto tutto ufficiale da sola, io non ho mai visto organi di informazione di qualunque tipo, che fossero giornali, riviste, oppure attori social, che abbiano fatto irruzione nella vita privata di Giorgia Meloni raccontando cose che lei non voleva fossero rese pubbliche. Ha fatto tutto da sola. Se non le sta bene, non faccia la politica e faccia la commercialista la prossima volta. Ma queste sono le regole. Mario Secchi, sono queste le regole, e chi ha messo in piazza, come dice Giorgia Meloni, la sua vita privata? Ma dunque, intanto Massimo Giannini elenca, diciamo, le cose autobiografiche, e le autobiografie, come tu ben sai, sono una cosa normalissima per un politico. Per le apprezziamo. Per un politico di quella statura, naturalmente, poi, cioè un Presidente del Consiglio
che è diventato anche un'icona pop, piaccia o meno, è così, e che è un protagonista della scena internazionale. E dunque qui siamo nella normalità. Ciò che non è normale, a mio avviso, è il tentativo molto netto, visibile, di come dire, mettere in cattiva luce la famiglia, tutto il giro dei familiari, si è indagato sulla mamma. Ma chi mette in cattiva luce? La stampa tutta orientata o quasi a sinistra, diciamoci le cose come... Massimo, scusami, abbi pazienza. Non ti ho interrotto, ma posso citare, non so quante paginate fatte dal tuo giornale, da Repubblica, fate quello che volete, sia chiaro, io non è che... Però il tentativo politico orientato continuamente cercando di cogliere in fallo il Presidente del Consiglio e di metterlo in cattiva luce, di consumarlo dal punto di vista dell'immagine pubblica, un'inchiesta del domani, naturalmente... Fate il vostro mestiere, io non sto dicendo che non lo devi fare o che non si fa. Faremmo lo stesso mestiere, ma c'è modo e modo di, come dire, di, lì c'era proprio il tentativo di consumare Giorgia Meloni e di intaccarne fin dall'inizio la leadership, le inchieste sulla mamma che scriveva libri, sulle case di famiglia, addirittura su una casa di cui poi aveva avuto la disponibilità il premier e così via. La realtà è che questa operazione con Giorgia Meloni è fallita, no? E adesso ci si trova di fronte... Ma perché si lamenta allora Giorgia Meloni? Ma si lamenta giustamente, a mio avviso, perché c'è un'intenzione che è violenta assolutamente nei suoi confronti, nel tono, guarda, anche adesso tu stavi parlando del Presidente del Consiglio e hai detto faccia la commercialista. No, ma come tutti i politici si lamentano, no? Intendiamoci, però c'è modo e modo. Ma mi dici l'ultimo articolo che ha voluto mettere in cattiva luce la famiglia di Giorgia Meloni? Ce n'è tutti i giorni. Ma no, ma dove, quando, ce n'è tutti i giorni, allusioni, ammicamenti. Massimo, non è così, allusioni, perdonami. Amicamenti, vocaboli sbagliati, anche quando ti rivolgi all'istituzione, chiunque esso sia di destra, di sinistra, di centro, c'è allora, come dire, un certo bon ton istituzionale questa trasmissione è la capitale del bon ton. Allora, Anna Bonalume, intanto diciamo, ricordiamo che i giornalisti hanno fatto il loro mestiere anche quando nell'autobiografia di Giorgia Meloni sono andati a fare il cosiddetto fact-checking per vedere se c'erano delle incongruenze, eccetera, eccetera. Normale, normale lavoro che si fa in tutti i paesi democratici. Un paio ce n'erano. E c'erano delle incongruenze. Bisogna ricordarlo. Quindi, diciamo questo, ricordiamolo. Poi, chiedo a te, Anna Bonalume, che lavori in Francia, sei italiana, ma insomma conosci molto bene ovviamente il paese... Oltralpe, lì come si comportano i leader politici, diciamo chi ha un ruolo apicale nella politica, e i media, come trattano le vicende private? Allora, innanzitutto, se voi guardate nella situazione attuale in Francia, non si sa nulla di Emmanuel Macron o di Brigitte Macron. Nel senso salvo che quello che però anche lì ci hanno raccontato all'inizio. Si conoscono alcune cose della loro storia che loro hanno deciso di condividere con i cittadini francesi. Quindi il loro incontro, il momento in cui appunto Brigitte Macron incontra Emmanuel Macron nella scuola dove insegna. E nel 2017 Emmanuel Macron scrive questa biografia nella quale ritroviamo gli unici dettagli della vita, dell'infanzia del presidente francese. Ma c'è una tradizione molto marcata in Francia, dove il privato rimane privato e il pubblico è pubblico. E i giornalisti e i media diciamo che rispettano le scelte di ogni politico rispetto al fatto di condividere con i cittadini francesi o meno la propria vita privata. L'esempio più eclatante, diciamo, forse una delle eccezioni che c'è stata nella storia di Francia è quella del 1914 con Henriette Caillou, che è stata questa diciamo, moglie di Joseph Caillou, che è stato ministro delle finanze, e i due erano sposati con altre persone, hanno iniziato a frequentarsi nel 1907 e a un certo punto divorziano.
e riescono a stare insieme. Però questo evento viene utilizzato, Le Figaro all'epoca prende parliamo questo... Parliamo veramente di più di un secolo più fa. Quasi un secolo fa. Le Figaro in quel tempo decide di fare una campagna mediatica intorno alla loro relazione, che appunto non era stata svelata, che a causa del divorzio, che all'epoca era da destra cattolica. Con il presidente Hollande abbiamo visto qualcosina, perché quello poi abbiamo... Nel 2014, è di Mitterrand. Ecco, però, ma sono tutti dettagli decisi dal presidente. Esatto. È così. E sono tutte cose che vengono decise. Però la cosa importante è che nei media francesi non troverete mai degli articoli sulla parrucchiera di Emmanuel Macron o su altri dettagli della vita privata, quotidiana, del presidente o dei rappresentanti del... Ma neanche qui li trovi, abbi pazienza. No, neanche qui. Allora, no, quello che voglio... Giorgia Meloni vuole dire. Ma qui non c'è bisogno di trasecolare. Un attimo, non c'è bisogno di trasecolare per nessuno. Perché Lucio Caracciolo, qui, lo ripetiamo, tutto quello che noi sappiamo della vita non pubblica di Giorgia Meloni, lo sappiamo attraverso di lei... I racconti di lei, le foto che ha postato Giorgia Meloni, le autobiografie che ha scritto, le eventuali interviste che hanno dato i familiari. Certo, non si può non scrivere di suo cognato, che è diventato anche ministro, Lollobrigida, quando chiede di far fermare un treno per poter scendere. Come quella non è vita privata. Quella non è ovviamente vita privata, i giornalisti continueranno a fare il loro mestiere anche in questa epoca qui, immagino. Quindi... Che cosa ti colpisce, Lucio Caracciolo? Anche perché molti osservatori, analisti, sottolineano questo tratto predominante che c'è in Giorgia Meloni, che è quello del vittimismo permanente, quello di indicare sempre un potenziale nemico. Che tecnica è questa? E porta bene? Serve? Ma allora, intanto è interessante il parallelo con la Francia, però la Francia è una monarchia e il re di Francia, che fa il Presidente della Repubblica, è un personaggio in qualche modo sacrale, per cui può avere amanti, può avere figlie nascoste, eccetera, e si fa finta di non sapere, non che i giornalisti non sappiano, ovviamente. Quindi c'è una sorta di autocensura. L'Italia... Sì, quando esagerano, come il presidente oppure... Hollande, sì, socialista, vabbè, il casco, oppure c'è un principio di legalità istituzionale. Però ecco, non c'è... tutto questo non è successo. Esatto, quella è una forma di esibizionismo un po' tardo. Nel caso italiano, dove esattamente il senso dello Stato non è molto diffuso, il gossip è invece molto diffuso. Credo però che queste proteste della signora Presidente del Consiglio siano anche un modo per sviare dalla discussione sulle cose serie, sulle cose politiche, dato che finora le cose non stanno andando molto brillantemente e soprattutto dato che ce ne attendono di molto dure. Penso per esempio alla questione del patto di stabilità, che deciderà del nostro futuro economico per un po' di tempo, è meglio parlare anche, se vogliamo, della vita privata e poi eventualmente lamentarsi di questo, perché se andiamo invece ad analizzare in profondità le questioni serie, le questioni che ci toccano tutti, allora forse il bilancio è meno brillante. Quindi sono tutte delle questioni di distrazione, manovre di distrazione di massa. È la solita... Solo tre secondi, certo. Per ribattere alle cose che diceva il mio amico. Allora, inflazione più bassa d'Europa, crescita migliore di Francia e Germania, record storico dell'occupazione, vogliamo continuare? Noi siamo felici se tutto ciò viene confermato e continua così, noi siamo felici. Appunto, tifiamo tutti per l'Italia. Non corrispondono le parole ai fatti, mi seguite? No, in realtà corrispondono. Io penso che abbia perfettamente ragione Lucio Caracciolo. La sindrome vittimistico-complottistica è consustanziale all'azione politica dei populisti in generale, ma di Giorgia Meloni e del suo partito in particolare, ed è ricorrente in tutte le situazioni. C'è sempre un nemico da abbattere, c'è sempre una corrente contraria da risalire, anche quando non esiste, perché nel caso di specie la sua vita privata violata senza pietà è davvero una rappresentazione quasi comica della situazione, perché nessuno ha violato niente, meno che mai senza pietà. E anche sulla vicenda di Gianbruno, volendo, si poteva fare molto di più giornalisticamente, non è stato fatto. Diciamo che c'è stato tutto un grande rispetto Gianbruno, e hanno fatto tutto da soli. Quanto alla situazione, due secondi soltanto per replicare
a sì. Tutto va bene, madama la marchesa. No, non è così, perché Mario, tu sei un esperto di economia, anche di economia, oltre che di mille altre cose. Poche cose. Bene, allora, l'inflazione più bassa d'Europa è bassa ovunque, è calata ovunque negli Stati Uniti, è più bassa che da noi. Da noi di più in Europa. La crescita, tu continui a dire che la crescita è doppia rispetto a Francia e Germania. Quest'anno, dall'anno prossimo, noi saremo a 0,6, 0,7, se va bene, Francia e Germania saranno al doppio. Quindi, aggiungo, l'unica cosa che sta andando... Sì. No. Però queste sono le previsioni, queste sono le previsioni diffuse da tutti. L'unica cosa che sta andando meglio è l'occupazione, questo è vero, 450.000 posti di lavoro in più, buona parte dei quali a tempo indeterminato, ma c'è un problema, vedi, perché tu che sai di economia converrai, ma te lo spiego qual è. Se l'occupazione sale, come sta salendo, anche se, ripeto, riguarda soprattutto gli ultra 55 anni e non i giovani, i giovani continuano a stare male, peggio di prima, ma la crescita non aumenta in modo corrispondente, vuol dire che ancora una volta noi stiamo perdendo dal punto di vista della produttività, che è il dramma italiano da 20 anni. La produttività cala ancora, allora, perché se l'occupazione aumenta, la crescita dovrebbe aumentare in misura più proporzionale. E questo è il problema, che cresce l'occupazione povera. Noi abbiamo i working poor, 6 milioni di poveri, 4 milioni di lavoratori che stanno sotto la soglia. E in tutto questo si nega il salario minimo, che è l'ultimo paradosso che stiamo vivendo. Quindi perché le cose non vanno un granché bene. Allora, Anna Bonalume? Sì, rispetto alla questione dell'additare qualcuno come responsabile delle proprie debolezze, per esempio la questione mi vengono in mente i giornalisti, perché sono la categoria che viene sempre più spesso nominata, domenica da Salvini, Matteo Salvini, durante la convention a Firenze, adesso da Giorgia Meloni. Mi sembra veramente che, come diceva Massimo Giannini, la questione della costruzione di un racconto rispetto a tutti noi, cioè, al di là da una parte c'è il vittimismo, da una parte insieme a questo la strategia è quella dell'ambiguità, che vuol dire essere prima contro l'Europa, adesso per l'Europa, prima l'Italia, cambiamo l'Europa da dentro, adesso però no, adesso sta già cambiando il discorso di Matteo Salvini. Quindi diciamo che c'è quello che secondo me funziona nel discorso, quindi nel linguaggio delle forze populiste oggi, è proprio questa ambiguità, che è un po' che risponde a quello che percepiscono di loro stessi i cittadini. I cittadini, noi tutti siamo ambigui, cioè abbiamo delle tensioni verso, magari ci sentiamo più di sinistra in un certo momento rispetto a certe tematiche, più di destra rispetto a in altre questioni. E quindi la forza del discorso, del linguaggio populista, che percepisce, che capta i desideri, le traiettorie individuali, esistenziali di ciascuno di noi, è proprio questa, cioè il fatto di dire io posso essere per l'Europa, contro l'Europa, per Bruxelles, contro Bruxelles, perché anche voi vivete questa situazione. Dove c'è smarrimento e un tempo invece il tema era come ci ha insegnato bene Donald Trump. Ma tra l'altro voglio ricordare, Anna Bonalume, che tu sei una esperta di Salvini e di populismi, perché hai adesso pubblicato anche in Italia da domani è nelle librerie, Un mese con un populista, pubblicato da Tab Editore, e adesso ci arriviamo subito perché come sapete Salvini ha fatto domenica, riunito la destra estrema europea, e c'è stato molto dibattito e molta discussione anche all'interno della maggioranza di Giorgia Meloni. E a proposito di creare sempre nuovi nemici, nuovi responsabili, eccetera, mi ha colpito, lo dico così, come poi non vediamo che piega prenderà. Abbiamo letto che il ministro della cultura Sangiuliano, che peraltro è un collega, un direttore in aspettativa dalla RAI, è stato direttore del TG2, i suoi avvocati starebbero mandando una diffida contro
la trasmissione satirica su Radio 1, che si chiama Un giorno da pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E il ministro si riterrebbe denigrato e non abbastanza valorizzato dalla trasmissione nella sua autorevolezza e nelle sue competenze. Allora, diciamo che non sappiamo se sorridere o piangere, Lucio Caracciolo. No, sorridiamo, anzi, ridiamo più che sorridere. Cioè, fa parte dello spettacolo, credo, no? Cioè, perché poi qui c'è sempre un rimpallo tra il politico che si lamenta del gossip, il gossip che ci gioca sopra, ma francamente se cominciamo a fare le querele per le trasmissioni cosiddette satiriche, beh... Una diffida. Speriamo che sia così, che in realtà, infatti ho usato il condizionale, perché in realtà il ministro San Giuliano non lo farà mai, speriamo, no Mario Secchi? No, io spero di no. A me hanno scritto di tutto, no, ma voglio dire, questo è normale. Io e Massimo, quante volte ci siamo beccati, io non ho mai querelato. Ma tu non sei un ministro della Repubblica. Ma voglio dire, ancora le querele, le cose, cioè, capito? Sì, però posso secondo dire me una questo cosa. Io non va bene, però. Sono anch'io disponibile e pronto a sorridere insieme a Lucio. Dopodiché, non possiamo però non vedere che la grande banalizzazione a un certo punto si deve fermare, no? Voglio dire che un ministro della Repubblica che fa una diffida preventiva, perché non è che ha detto signor Lauro e signora Geppi, ieri in quella puntata mi avete definito XY e quindi io vi porto davanti al magistrato. Stiamo parlando di una trasmissione satirica, cioè, ecco, attenzione. Non si è lamentato di nulla in particolare, ma generalmente del tono. Ma questa alla fine... Allora. Io sorrido, dopodiché dico questa è un'intimidazione, questa è mincupop, no? Queste cose vengono sempre fatte per intimidire, ma sicuro, se no... È l'unica ragione. Io vorrei riportare allora, cose avesse fatto sulle... una dichiarazione, ho già detto capisco, come la ma penso, che fa quindi... muovere ma... il suo avvocato detto, che fa una diffida ho già formale? Detto come ragazzi, la penso, è un ministro, però, è un ministro. Dire, voglio... Certo, dove siamo? Ho già detto come la penso personalmente, io non sono per le querele, tutte queste cose qua, e sono un sacco di la e sono, e le diffide, peggio mi sento. Peggio mi sento, ecco, bravo. Non è, però, allora, c'è un tema, quando uno diventa personaggio pubblico, diventa ministro, quindi assume un ruolo, diciamo, un'esposizione molto grande, e viene tutti i giorni, e torniamo al tema originario, cioè del perché il Presidente del Consiglio dice ma così, cioè, mi racconta in una maniera che non vale, e viene tutti i giorni esposto, diciamo così, a una character assassination, anche con sto parlando in generale, quando tu diventi un bersaglio fisso, ma è facile, è facile. Parla con Charlie Hebdo e le Carnara. Tormentoni ne abbiamo fatti tutti. Io sto dicendo un'altra cosa. Quando tu diventi personaggio pubblico e tutti i giorni viene bersagliato in maniera costante e così via, devi avere una grande resistenza. Ma bisogna che i politici e qualche devono... volta se e non qualche ce l'hai vai a fare il commercialista. No, e qualche volta io penso che bisogna ricordarsi che ci sono degli esseri umani davanti a te. Sì, ma adesso no. Allora, scusate, sempre per tornare alla trasmissione Un giorno da pecora, siccome il ministro San Giuliano, nella sua veste di ministro, già se ben ricordo al premio Strega, disse che praticamente non aveva letto i libri che aveva premiato, l'ha detto lui, quindi insomma diciamo che si è piccato su questo forse, ma parliamo di mesi e mesi fa, quindi insomma, sì. Anna Bonalume, illuminaci. Ma rispetto alla questione della risposta, comunque delle accuse, delle critiche mosse dai rappresentanti politici ai giornalisti, una cosa del genere fuori dall'Italia non esiste, cioè nel senso non vedrete mai un presidente della Repubblica accusare la trasmissione perché hanno fatto una caricatura, perché hanno fatto un su di lui, è proprio fuori... cioè non c'è questo tipo di... al limite incontrerà la persona se vuole parlare al giornalista che ha scritto e gli spiegherà che non era d'accordo con quello che ha fatto. Così. Ma insomma, in Italia stanno diventando sempre più sensibili. E tu ne sai qualche cosa. Giorgia Meloni a questo programma si è rivolta in un certo anche modo. Questo l'abbiamo discusso. Ma non ne discutiamo e non è lo stile della casa. Non ci interessa. Non ci interessa più. Voglio andare avanti. Voglio sapere... e ricomincio da Anna, perché domenica Salvini a Firenze ha riunito tutte le destre estreme a Firenze.
È una destra, cioè Salvini è così estremo come le destre estreme che ha portato sul palco domenica a Firenze, o è un gioco delle parti anche tra lui e Giorgia Meloni, perché così si tiene dentro tutto nello ampio campo della destra-destra? Beh, sicuramente stanno i due, sono negli ultimi, cioè da quando Giorgia Meloni è stata eletta Presidente del Consiglio, diciamo che le tensioni sono emerse, nel senso che queste tensioni fra le due destre, diciamo che le due estreme destre che oggi governano l'Italia, sono emerse. Quindi in questo senso l'invito, per esempio, in questi meeting che sta organizzando a Firenze oppure a Pontida dell'estrema destra francese, per esempio, nel caso di Firenze, Jordan Bardella, che è il vicepresidente e che è il futuro del partito, quindi una presenza molto importante, perché appunto è come parlare di Matteo Salvini e Bossi, cioè era il futuro del partito contro il passato, che diciamo non è il passato Marine Le Pen, ma comunque inizia a essere stanca e manda avanti i suoi. Quindi diciamo che questo incontro è importante per Matteo Salvini, anche se appunto Geert Wilders è stato diciamo assente, e sicuramente gli permette di cercare di sondare il terreno, cioè di capire dove all'estrema destra dove stare rispetto a Meloni e quanto posso nuocere eventualmente ad altre destre. Quanto che vogliono posso vincere per questo. Ecco, Massimo Giannini, siccome oggi appunto Giorgia Meloni ha avuto questo incontro di un'ora con Matteo Salvini, hanno postato dopo questa foto in cui sono sorridenti, felici, quindi tutto bene, perché abbiamo letto che invece c'è stato un po' di nervosismo, o è tutta una finta, un gioco delle parti, non lo so. Io penso che un po' di gioco delle parti ci sia, dopodiché penso anche però che qualche frizione autentica in occasioni come queste si produca davvero, perché nelle stesse ore nelle quali Salvini rilanciava dopo il cantiere nero aperto domenica a Fortezza d'Abbasso le sue accuse all'Europa, nelle stesse ore Giorgia Meloni incontrava la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con la quale apriva scenari di accordo, di alleanza. La stessa cosa aveva fatto il giorno prima col presidente serbo. Mentre Salvini tuonava contro l'Europa dei banchieri, di Soros, il Golia massonico, lei col presidente serbo invocava l'allargamento a est. Cioè, sono dei corticircuiti piuttosto clamorosi che prima o poi andranno chiariti. Io quando dico prima o poi intendo dire che ci sarà ora a metà dicembre Atreju, e ad Atreju l'ospite d'onore straniero sarà Santiago Abascal, che è il leader di un'altra ultradestra, quella amica di Meloni, spagnola, cioè Vox, no? Quella spagnola. E allora anche Meloni a un certo punto, man mano che si va avanti, certo si dice è la campagna elettorale, però questa banalizzazione un po' mi preoccupa, perché la campagna elettorale non può giustificare qualunque cosa, qualunque affermazione, d'accordo? Ci sarà un momento in cui anche qui bisogna mettere il punto, e Meloni lo dovrà fare, o sceglie, e ce lo dovrà dire ai suoi elettori, se partecipare alla nuova maggioranza che eleggerà, non so, von der Leyen o chi per essa, ma sarà conservatori, popolari e Partito Socialista Europeo, oppure si condanna all'irrilevanza e magari sostiene anche Trump nella campagna elettorale delle presidenziali americane. Dovrà sciogliere questa riserva. Dovremo, sì, capiremo. Capiremo che destra è questa. Capiremo qualcosa di più, Mario. E comunque sei d'accordo con la foto, diciamo, che in realtà vanno molto d'accordo Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono alleati nella maggioranza, fanno il governo e c'è un rapporto personale tra i due. Qualche volta naturalmente le posizioni sono diverse, ma questo, attenzione, è nella storia del centrodestra, cioè, è una costante, cioè non è questo il punto. Il punto è, secondo me, l'elemento di debolezza del ragionamento di Giannini. Qual è? Che si è sentito parlare a sinistra del campo largo in tutte le maniere immaginabili. Che cosa fa il centrodestra? Fin dalle sue origini, fin dall'idea di federazione, no? Del grande federatore fu Berlusconi, che cerca di coprire tutto lo spettro, diciamo, dei voti possibili. Naturalmente questa cosa proiettata in Europa
porta Salvini a fare che cosa? A coprire la sua destra. Quindi in realtà sono d'accordo Meloni e Salvini allora, su questa strategia di allargare anche alla destra estrema. È un gioco che nella storia, diciamo, della politica interna ha funzionato. No? E adesso bisogna vedere. Bisogna vedere da che parte stare a un certo punto. Posso concludere? Sì, vorrei capire sul piano, te dove dovrebbero stare. Sul piano interno ha funzionato nella storia del centrodestra, hanno governato. Dopodiché le elezioni europee sono un gioco un po' diverso, sono un'incognita. Noi non sappiamo, diciamo che i sondaggi dicono che probabilmente la destra, diciamo, nella sua espressione massima, dal centro dei popolari fino alle estreme, tra l'altro alleanze molto difficili, non potrà avere la maggioranza. Ma i giochi si fanno dopo che si sono chiusi i seggi e si sono spogliati i voti. Certo, questo anche in base a questo è il punto. Allora la posizione di Meloni è quella di un partito chiaramente di destra, orgogliosamente di destra. Meloni rivendica di essere di destra, ma naturalmente attento a che cosa succede, diciamo, anche al centro della destra. Al centro della destra, perché quindi la politica, si muove. Sì. Quindi con i neonazisti tedeschi ci si può alleare. Io non sto dicendo questo. No, non no, lo dirò no, ma mai. È chiarissimo quello che tu non stai lo dirò dicendo. Mai. Io sto dicendo che c'è una tattica precisa di Mario, campagna elettorale che cerca di coprire tutto, perché se tu non copri tutto, che cosa ti succede? Quello che è successo al PD con Conte, che poi hanno perso rovinosamente le elezioni. Non c'è dubbio. Mario Secchi, ma Giorgia Meloni sosterrà Trump o Biden alle prossime elezioni americane? Giorgia Meloni è per i repubblicani. Questo, ed era una grande fan di e questo Trump, è molto chiaro. La situazione con Biden ha un ottimo rapporto, lo posso testimoniare. E quindi io non so che scelta farà Giorgia Meloni quando eventualmente dovesse, da come però si stanno evolvendo, diciamo, gli scenari americani, è difficile che Trump perda. Questo, diciamo, mi pare abbastanza vabbè, logico. E questo lo vedremo. Che poi questo sia la cosa migliore per l'America. Perché no, non lo posso rispondere perché non lo so. Sarà meglio per l'America, che no. Pensi tu? Io penso che sia Trump che Biden non siano i candidati giusti per far ripartire l'America. Vabbè, questa è la risposta da democristiano. È la risposta vera. Lucio Caracciolo, a proposito di America e della guerra a Gaza, Biden, l'amministrazione americana, cerca di, diciamo, di moderare la reazione militare di Netanyahu, ma finora senza alcun successo. Ci sono 16.000 morti, la maggioranza, stragrande maggioranza, bambini, adolescenti, donne, eccetera, eccetera. Netanyahu ha detto che non si fermerà, che andrà avanti, e ha detto anche che non sarà possibile portare a casa tutti gli ostaggi. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare che, siccome Biden, Netanyahu si gioca non solamente il suo futuro personale, che mi pare abbastanza compromesso, anche perché fra poco andrà sotto processo, detto tra parentesi, sarà interessante vedere come si combineranno la sua realtà di capo del governo israeliano e di personalità sotto processo. E poi soprattutto perché lui vede in questa guerra una guerra esistenziale per Israele, quindi Israele, se finisse oggi, avrebbe perso, avrebbe straperso. Arrivare fino in fondo che cosa vuol dire? Qui è interessante anche i limiti che Netanyahu pone a se stesso e a Israele. Prima ha detto dobbiamo distruggere Hamas, poi dopo un paio di settimane ha detto dobbiamo distruggere l'infrastruttura militare di Hamas. Adesso si comincia a dire dobbiamo decapitare a Hamas, cioè prendere quei due o tre capi di Hamas, possibilmente vivi, ed esibirli e dichiarare vittoria. È un po' troppo semplice, cioè la realtà sul terreno è una realtà drammaticamente complessa, e suggerirei anche di buttare un occhio sulla Cisgiordania, che è la vera posta in gioco, perché mentre siamo tutti concentrati su Gaza, in Cisgiordania lo scontro sta diventando sempre più violento. Fra l'altro lì l'America ha cercato di mettere un freno agli israeliani, cominciando a dire che i famosi coloni estremisti devono subire delle sanzioni americane, ma l'idea di molti leader israeliani in questo punto è di non solo prendere Gaza sotto controllo e poi possibilmente il prima possibile lasciarla a qualcun altro, perché Gaza gli interessa poco, ma ci vorrà un po' di tempo. Ma la Cisgiordania invece moltissimo. Ma soprattutto la Cisgiordania invece deve essere annessa in qualche modo prima o poi, e questo è l'obiettivo di Smotrich e di molti altri. Di questa destra ultra-ortodossa israeliana.
Allora, tanto noi seguiremo, grazie anche a Lucio Caracciolo, in modo attento tutto quello che succede anche su quel fronte. E col punto di Paolo Pagliaro, invece, torniamo a Giorgia Meloni e all'Italia, perché c'è un problema con le pensioni. Guardate. Le pensioni sono da molto tempo la componente principale della spesa pubblica. L'anno scorso il costo per lo Stato ha raggiunto i 300 miliardi, più del doppio di ciò che è costata la sanità. 50 anni fa la spesa pensionistica era il 9% del PIL, adesso è il 15,6%. Questo spiega perché i governi più disponibili all'impopolarità, come quelli di Amato, Dini, Monti, Fornero, si siano ingegnati per tenere la spesa previdenziale sotto controllo. La novità è che ora ci sta provando anche un governo molto attento al consenso, come quello Meloni-Salvini. Lo stesso Salvini che fino a ieri arringava la folla sotto le finestre di casa Fornero per protestare contro la riforma firmata dalla professoressa torinese, da lui chiamata la ladra di pensioni. Diciamolo, oggi fa un certo effetto vedere che la legge di bilancio del centrodestra si propone di restringere l'accesso al pensionamento anticipato, che era il punto centrale della riforma Fornero. Ora come allora scendono in piazza le categorie penalizzate dalle nuove norme. Ieri è stata la volta dei medici, ma la protesta è destinata ad allargarsi perché la modifica delle aliquote di rendimento lascerà il segno sulle pensioni di 700.000 dipendenti pubblici. Ci sono poi casi eclatanti, come quello dei 20.000 ex dipendenti della Banca di Roma, poi Capitalia, poi Unicredit, che si sono visti tagliare fino al 70% delle loro pensioni integrative. Operazioni finanziarie spericolate e piani di riequilibrio previsti dalla legge hanno bruciato gran parte dei risparmi conferiti al fondo. E qui più che il governo si gioca una quota di credibilità il sistema bancario. Siamo in chiusura, grazie Anna Bonalume. Ricordo il tuo libro da domani nelle librerie, Un mese con un populista, pubblicato da Tab Editore, ed è la versione italiana di quella francese, e aggiornata ovviamente. Grazie Massimo Giannini, Mario Secchi, Lucio Caracciolo. E voglio ricordare Lucio Caracciolo, il numero di Limes che possiamo trovare in edicola e nelle librerie, che è Guerra Grande in Terra Santa. E poi da sabato ci sarà il nuovo numero di Limes dal titolo Le intelligenze dell'intelligence. Quindi altro grande tema di cui parleremo la prossima volta che sarai qui con noi, e noi come sempre ci vediamo domani. Adesso vi lascio al film documentario di Oliver Stone che si intitola Nuclear Now, quindi come si è parlato anche di utilizzo di armi nucleari in questi due conflitti che abbiamo, cui stiamo assistendo, un film da non perdere. Grazie, a domani. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.